Questa sera parleremo del cosiddetto Triangolo delle Bermuda, cioè quella zona situata nell'Oceano Atlantico considerata maledetta, dove, secondo certi libri di grande successo, sarebbero scomparsi aerei e navi a non finire, senza lasciare traccia, inghiottiti da forze misteriose. In casi come questi, il controllo va fatto risalendo alle fonti ben informate, cioè i registri navali, le guardie costiere e le società assicuratrici. Consultando queste fonti si scoprono cose estremamente interessanti. Intanto che quella del Triangolo è una delle zone più trafficate del pianeta, quindi ovviamente uno dei punti in cui gli incidenti sono statisticamente più probabili. E poi che in realtà i dati su aerei e navi scomparsi sono completamente diversi. Alcuni di questi aerei e navi, infatti, non si trovavano nemmeno nel Triangolo delle Bermuda al momento dei loro incidenti. Alcuni erano vicini al Canada, altri al Golfo del Messico, altri addirittura vicini alla Norvegia e al Portogallo. Alcune navi indicate come scomparse sono invece tuttora circolanti. Diversi aerei e navi inclusi nella lista, al contrario, non sono mai esistiti. La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha spiegato che non c'è alcun mistero sugli incidenti che possono accadere in questa zona, dove si verificano improvvise turbolenze dovute alla corrente del Golfo, oltre a trombe marine e temporali. Ma il controllo più semplice e illuminante è quello che si può fare telefonando alle compagnie di assicurazione. Ebbene, per il cosiddetto Triangolo delle Bermuda, queste compagnie, sempre molto sensibili ai rischi assicurativi, non richiedono alcun supplemento. Le tariffe sono uguali a quelle di tutte le altre zone, e questo fatto vale più di qualsiasi discorso.